Dalle ceneri della Grande Moria emergono i superstiti che daranno inizio ad una nuova era. Infatti, con il Triassico ha inizio l'era Mesozoica, un'era che apre nuove opportunità ai superstiti della grande estinzione di massa avvenuta 251 milioni di anni fa. Nel mondo sconvolto dalle catastrofi dove ci troviamo ora, la vita inizia a rifiorire con nuove forme. La Pangea, dopo essersi formata completamente nel periodo precedente, ora inizia la sua lenta avanzata verso nord. Il centro del supercontinente è ancora arido, arso dal sole ed inospitale, ma ai suoi margini, vicino alle coste, la vegetazione è rigogliosa e la vita può ricominciare ad espandersi. Nella parte orientale della Pangea, dove si trovano ora l'Asia e l'Oceano Indiano, grandi spostamenti tettonici di microplacche nell'allora zona asiatica composta da grandi arcipelaghi rendono l'Oceano Tetide una delle zone vulcanicamente più attive ma allo stesso tempo più ricche di biodiversità dell'intero periodo. Nonostante ciò, nei mari, la catastrofe biologica avvenuta alla fine del Permiano fu tanto grave che ci vollero ben 4 milioni di anni prima che si ristabilisse nuovamente il plancton e la fauna dei reef. Questa mancanza di fauna marina, infatti, non permise in questi primi 4 milioni di anni del Triassico la formazione di una piattaforma carbonatica, uno strato di roccia sedimentaria che si forma solitamente con la deposizione sul fondale dei resti delle creature marine, denotando in questi primi milioni di anni la scarsa presenza di questi organismi. I mari iniziano pian piano a ristabilirsi dalla precedente catastrofe. I reef incominciano di nuovo a prosperare con forme di crinoidi come Traumatocrinus ed Encrinus, parenti delle odierne oloturie come Achistrum e Calcancora, ricci di mare quale Plegiocidaris e stelle di mare come Superstesaster. Verso la metà del Triassico fanno la loro comparsa anche i primi esacoralli, in particolare le scleractinie che in questo periodo iniziano a costruire le barriere coralline. Si espandono i molluschi bivalvi, e le ammonoidi ceratitiche, dopo la Grande Moria di fine Permiano, sono tra i primi animali nectonici a ripopolare gli oceani e si diversificano con un grande successo con forme quali Ceratites. In questo periodo si sviluppano nuovi tipi di crostacei, tra cui decapodi, come Polichelida e Dendrobranchiata, simili a gamberi. Vi erano limuli, come il particolare Vader Limulus, chiamato così perché molto simile alla maschera di Darth Vader in Star Wars. Sono presenti squali come Hibodus. Tra i primi pesci ossei del periodo a comparire vi sono pesci come il primitivo Perleidus, Virgeria, Pholidophorus, simile ad una ringa, lo strano Luoxyonghictis, dotato di una caratteristica gobba, e Caturus, un predatore lungo 2 metri. Tra i condrostei compaiono in questo periodo per la prima volta anche i primi aci penseriformi, antenati degli odierni storioni. Si sviluppano i semionotiformi come Semionotus ed Apedium. Saurictis invece era un feroce predatore simile agli odierni e Barracuda. Dal Triassico superiore si originano anche i Picnodontiformi, tra i primi pesci ossei di tipo moderno e forse parte dei teleostei come la maggior parte dei pesci di oggi. Di questo gruppo esistevano forme come Gibbodon e Brembodus, ritrovati nell'Italia settentrionale. Gli ecosistemi terrestri impiegarono ancora più tempo a ristabilirsi con la biodiversità iniziale. Ci vollero circa 30 milioni di anni. Sulla terraferma le piante riprendono rapidamente a crescere rigogliosamente. In questo periodo crescono pteridofite, licofite, conifere, felci arboree, nilsoniali e alcune varietà di ginkgo. Tra gli animali terrestri, gli aracnidi continuano la loro diversificazione. Sono presenti scorpioni, quali Protobutus, ritrovato in Francia. Compaiono nuovi tipi di ragni, come Triassa raneus, ritrovato in Sudafrica, e Rosa migale, il migalomorfo più antico mai ritrovato. All'inizio di questo periodo, nonostante la grande estinzione, si vanno a diversificare moltissimo gli insetti, trovando già all'inizio del periodo i Blattoidei. Tra i coleotteri compaiono gli Arcostemati e gli Schizzoforidi. Nel Triassico superiore si svilupparono coleotteri con specie microfaghe come Copepide e specie che si cibano di alghe come Triaplide, i primi insetti acquatici quali gli idrofilidi, i primi obrienidi come le calandre, stafilinidi e i primi coleotteri a metamorfosi completa tra cui Carabide e Trachipachide.
Nel Triassico Medio compaiono anche le prime vere specie di ditteri come mosche e zanzare, comparendo con le famiglie anisopodide, chironomide e tipulide. Tra gli emiptera esistono già cercopide, cicadellide, cixide e gli eteroptera come le cimici. Esistono già molte specie di tisanoptera e tra gli imenoptera vi sono già gli xielide. Tra i tetrapodi invece gli anfibi continuano a dominare gli ecosistemi lacustri. I temnospondili ricominciano a diversificarsi. Tra questi, gli stereospondili conquistano gli habitat di acqua dolce sviluppando forme che occupano la stessa nicchia ecologica dei coccodrilli di oggi. Uno di questi, Benthosuchus, era lungo ben 2,5 metri. Paraciclotosaurus, invece, lungo più di 2 metri, viveva nell'odierno Sudafrica. Tra gli stereospondili vi era anche il famoso Mastodontosaurus, che era lungo fino a 6 metri. I metoposauri, d'altra parte, come Metoposaurus, avevano un cranio più corto e arrotondato ed erano più simili a salamandre giganti. Altri grandi temnospondili erano i trematosauri, gli unici anfibi a vivere completamente in acqua salata. Uno di questi era Trematosaurus, lungo oltre 2 metri, che possedeva un muso allungato. Tra i lissanfibi vi è la comparsa di un'antica specie di rana chiamata Triadobatracus, che visse in Madagascar e fu una delle più antiche rane mai comparse. Con l'estinzione completa dei rettilomorfi primitivi, gli amnioti si poterono espandere in qualsiasi ambiente terrestre. Nonostante la maggior parte dei sinapsidi fosse scomparsa a causa dell'estinzione di fine Permiano, rimanendo soltanto i terapsidi, quei pochi che sopravvissero si espansero nuovamente in discreta gamma di forme. I dicinodonti, subito dopo la Grande Moria, presero il posto dei grandi erbivori negli ecosistemi terrestri. Uno di questi primi grandi erbivori del Triassico fu l'Istrosaurus, un erbivoro di grande successo che abitava quasi tutti i continenti, facendo di lui l'animale più comune della sua epoca, con innumerevoli specie sparse per tutta la parte meridionale della Pangea, dove si cibava di felci e altri vegetali bassi che crescevano all'epoca. In seguito, da quest'unico genere, si evolsero nuove forme nei luoghi in cui si stabilì. In Sudafrica comparve Cannemeyeria, un grosso erbivoro lungo 3 metri e pesante anche mezza tonnellata. In India Wadiasaurus, in Sud America il grande Ischigualastia, in Asia Sinocannemeyeria e in Nord America il famoso Placerias. Uno degli ultimi rappresentanti dei dicinodonti fu il gigantesco Lisowicza, vissuto in Polonia 205 milioni di anni fa. Era grande quanto un elefante. Gli altri sinapsidi, come i cinodonti, sopravvissero all'estinzione di fine Permiano. Uno di questi sopravvissuti era Trinaxodon, un piccolo cinodonte lungo una 60 centimetri. Sopravvisse alla catastrofe forse rifugiandosi nelle tane che scavava nel terreno dove sono stati trovati fossili di gruppi familiari ed esemplari avvolti su se stessi, facendoci pensare che avessero già una sorta di pelliccia e che fossero a sangue caldo. Da animali simili si originarono animali più grossi, come Cynognathus, che poteva essere lungo fino a 2 metri, il quale era in grado di cacciare animali più grandi e probabilmente si cibava dei comuni dicinodonti. Invece altri, come Diedemodon, erano onnivori. Da cinodonti simili a Triracodon si originarono anche forme erbivore come i traversodonti, quali Exeretodon. Più avanti, cinodonti più derivati come Pachygenellus, un tritetelodontide, si avvicinarono all'origine dei mammiferi. Chiniquodontidi, come Chiniquodon, e i probanognatidi, come Probainognatus, con un cranio ancora più simile a quello dei veri mammiferi. Ancora più derivati sono i brasilodontidi, che svilupparono piccole dimensioni per nutrirsi di insetti. Uno di questi, Brasilodon, vissuto in Brasile, lungo circa 12 cm, era forse alla base dei più antichi mammiferi. Di altri cinodonti, come i tritilodontidi, derivanti forse da forme simili, compare Tritilodon, lungo 30 cm, era molto simile ai mammiferi ed era forse parte di un sister group parallelo a quello dei mammiferi. Sempre da animali simili a Brasilodon si originarono poi i veri mammiferi, in sostanza dei cinodonti estremamente derivati che svilupparono forme di piccole dimensioni specializzate nel cibarsi di insetti. Il più antico mammifero conosciuto fu forse Adelobasileus, un piccolo animaletto lungo circa 7 cm che visse 225 milioni di anni fa. Quindi precede di 10 milioni di anni fa la comparsa dei cinodonti, derivati e vicini ai mammiferi, perciò molti pensano che sia molto vicino all'antenato comune di tutti i mammiferi. Uno dei primi mammiferi certi fu però Morganucodon, vissuto più di 200 milioni di anni fa.
Era lungo circa 10 cm e si nutriva probabilmente di insetti. Accanto ai sinapsidi sopravvissero anche i rettili diapsidi, che ora si diversificano ancora di più rispetto al periodo precedente, con una vera e propria esplosione di forme che in questo periodo sovrasteranno i sinapsidi come dominatori degli ecosistemi terrestri e non solo. Alcuni diapsidi, simili a lucertole come Claudiosaurus, nel precedente periodo si svilupparono come rettili acquatici. In questo periodo infatti ci fu per la prima volta una vastissima radiazione adattativa di rettili acquatici che, grazie all'assenza di grandi predatori marini, come i grandi pesci e squali, si adattarono alla vita marina. Da animali simili a Claudiosaurus o da altri ancora terrestri, nel Triassico inferiore si svilupparono i primi saurotterigi e ittioterigi, rettili ben adattati alla vita marina. Primi e più arcaici tra tutti furono i talattosauri dalla incerta classificazione. Classificati in questo gruppo sono animali come Ascheptosaurus, Talattosaurus, Miodendrosaurus, vissuto nei mari che ricoprivano allora la Cina, e Xynthosaurus, che possedeva un muso appuntito. Tutte queste forme erano molto simili a lucertole che avevano però sviluppato adattamenti particolari a vivere in mare e nutrirsi di pesci. Tutte queste forme potrebbero però non risultare imparentate tra loro, non formando quindi un vero clade. Da forme simili, e forse non da questi stessi, si ebbero poi tutti gli altri gruppi di rettili marini successivi. All'inizio del periodo, una grande varietà di questi rettili dalla incerta classificazione popolano i mari. Si hanno però due grandi gruppi di rettili marini che abitano i mari. Da una parte vi sono i sauropterigi, di cui fanno parte anche i plesiosauri, e dall'altra invece gli ittiosauromorfi, di cui faranno parte in seguito anche gli ittiosauri. Non si capiscono ancora bene le affinità tra questi due gruppi e le affinità che li lega agli altri rettili diapsidi, e per questo la loro classificazione è molto difficoltosa. Anche se dalla incerta classificazione, il clade dei sauropterigi potrebbe essere imparentato con quello delle tartarughe, e formando assieme un clade chiamato Pantestudines. Dai primi appartenenti di questo clade si distaccano le prime tartarughe o cheloni. La più antica tartaruga certa conosciuta è Papocheilis, risalente a 240 milioni di anni fa. Aveva una lunghezza di 20 cm. Una forma successiva, dotata anche di piastrone, vissuta a 220 milioni di anni fa, era Odontocheilis. La prima vera tartaruga, dotata di carapace, fu però Proganocheilis, vissuta circa 210 milioni di anni fa, ed è forse l'antenato comune di tutte le tartarughe e le testuggini. Dall'altra parte, classificato tra i sauropterigi, Atopodentatus aveva un muso largo ed appiattito, che forse lo aiutava a cibarsi di piante marine. Sempre dai primi sauropterigi discesero i primi placodonti. I primi placodonti, come Paraplacodus e Placodus, erano molto simili a grosse iguane marine. Successivi placodonti svilupparono poi forme simili a tartarughe come Psephoderma ed Hemodus. Forma simile, ma dalle incerte affinità, era Sinosaurus fargis, ritrovata in Cina. Era imparentato forse in realtà con tutti altri animali, come ad esempio Eusaurus fargis, un piccolo rettile di terra probabilmente imparentato con le tartarughe. D'altra parte, sempre dai primi sauropterigi, si svilupparono i pachipleurosauri, come Serpianosaurus, simili a grosse lucertole marine. In seguito, da animali simili, comparirono anche i primi notosauri, come il famoso Notosaurus. Sempre da animali simili a pachipleurosauri deriverebbero poi in seguito i pistosauri, quale Pistosaurus, e Junguisaurus, predecessori dei primi veri plesiosauri. Dalla parte degli ittiosauromorfi, tra i più basali, comparvero gli upesuchi, come Upesuchus, e lo strano Eretmoripis, dotato di un muso simile a quello degli ornitorinchi. In seguito comparvero ittiosauriformi come Sclerocormus e Cartorhynchus, che porteranno alla linea evolutiva degli ittiopterigi ed infine dei veri ittiosauri. Ittiopterigi come Utahtosaurus e Grippia saranno forse gli antenati dei successivi ittiosauri. Tra i primi veri ittiosauri comparvero Cymbospondylus dal corpo allungato e Myxosaurus con un corpo già più compatto. In seguito, da forme simili a Cymbospondylus, si originarono gigantesche forme come Besanosaurus e Shonisaurus, grande quanto una balena odierna. Ancora più avanti nei mari, dai ittiosauri come Myxosaurus, derivarono forme ancora più specializzate e dal corpo più compatto, come Californiasaurus, simile ad un delfino.
Sulla terraferma, invece, altri diapsidi si sviluppano in ogni direzione in nicchia ecologica. In questo periodo compaiono i primi lepidosauromorfi, come Paleagama. Da questi compaiono forse anche rettili come Icarosaurus, dotato di membrane laterali al corpo che gli permettevano di planare da un albero all'altro. In seguito compaiono i primi rincocefali come Diphyodontosaurus e Clevosaurus. Di questo gruppo oggi rimane solo il Tuatara. Compaiono anche gli antenati degli squamati come Megachirella, ritrovato in Nord Italia, che darà successivamente origine anche ai primi veri antenati di lucertole, varani e serpenti. Affini forse agli arcosauromorfi, i rincosauri, animali simili a iguane, popolano le foreste cibandosi di vegetazione, sostituendo in parte i dicinodonti che iniziano a scomparire. Degli arcosauromorfi, gruppo da cui discenderanno coccodrilli, dinosauri e infine uccelli, compaiono animali simili a lucertole e varani. Esistono grossi arcosauromorfi erbivori simili a iguane come Trilophosaurus, Allocotosaurus e Shringasaurus, dotato addirittura di corna. Altri invece, come Megalancosaurus, simile ai camaleonti, e Longisquama, dotato di strani prolungamenti sulla schiena, erano arboricoli. Charovipteryx era addirittura capace di planare grazie alle membrane che aveva sulle zampe posteriori. Compare Prolacerta, antenato dei successivi arcosauriformi. In seguito compare anche Proterosuchus, il più antico arcosauriforme. È probabilmente da lui che discenderanno quelli successivi. In seguito fanno la loro apparizione i primi eritrosuchi, come Eritrosuchus, un feroce predatore dotato di un grosso cranio. Sempre da forme simili a Proterosuchus fanno la loro comparsa i primi fitosauri. Alla base del gruppo, Diandongosuchus diede origine a tutte le altre forme come Phytosaurus e Rutiodon, adattatisi a vivere in acqua, sviluppano forme molto simili ai coccodrilli con cui però non sono imparentati e che vi somigliano soltanto per risultato di una convergenza evolutiva. Alcuni fitosauri, come Mistriosuchus, si adattarono addirittura a vivere nelle acque marine lungo le coste e le lagune. Si sviluppano gli Euparcheridi, quale Euparcheria, simili a grossi lucertoloni dal muso squadrato che però, probabilmente, riuscivano a muoversi anche su due zampe. Da animali simili fanno la loro apparizione anche i primi veri arcosauri. Da una parte gli Pseudosuchi, di cui oggi rimangono solo coccodrilli, e dall'altra gli Ornitodiri, di cui gli ultimi rappresentanti sono gli uccelli. I primi arcosauri, Pseudosuchi, fanno la loro apparizione con strane forme erbivore e carnivore. I più basali di questi erano gli ornitosuchidi, che presentavano ossa cave per alleggerire l'intero scheletro. Da animali simili si originarono forme di grandi erbivori e carnivori. Da questi primi arcosauri si sviluppano gli aetosauri, grossi erbivori che svilupparono corazze per difendersi dai predatori, come Desmatosuchus. Tra i predatori compaiono i paracrocodilomorfi. Tra questi vi sono i feroci predatori pseudosuchi come i giganteschi Prestosuchus, Postosuchus e il colossale Phasolosuchus, lungo fino a 10 metri. Questi primi straordinari superpredatori triassici erano capaci di muoversi addirittura su due zampe e furono i dominatori degli ecosistemi salendo in cima alla catena alimentare del Triassico superiore. Altri paracrocodilomorfi, come i poposauroidi, sviluppano varie forme insolite. Uno di questi è l'insolito Arizonasaurus, dotato di vela dorsale. Alcuni invece, come Poposaurus, sviluppano forme completamente bipedi. Altri poposauri, più derivati come Shuvosaurus ed Effigia, somigliano vagamente ai primi dinosauri dotati di becco. Altri poposauri, ancora, ritornano addirittura in acqua con forme quali Chianosuchus, simile ad un coccodrillo. Dai Rauisucoidi, probabilmente, deriveranno in seguito gli antenati dei coccodrilli, i crocodilomorfi. Probabile antenato dei coccodrilli veri e propri, che compariranno successivamente, è Gracilisuchus. Il primo crocodilomorfo che porterà ai veri coccodrilli fu Hesperosuchus, molto adattato alla corsa. Gli ornitodiri, che diedero poi origine a pterosauri e dinosauri, si separarono quasi subito dagli altri arcosauri, ovvero i crurotarsi. Infatti, da piccole forme di arcosauri carnivori quadrupedi, come gli afanosauri, quali Telocrater, compaiono i primi ornitodiri, già dotati forse di una sorta di filamenti predecessori delle protopiume, quindi anche i successivi dinosauri e pterosauri probabilmente li possedevano. I primi ornitodiri a distaccarsi da questo gruppo sono gli antenati degli pterosauri. Un possibile antenato degli pterosauri è forse Scleromoclus, probabilmente un agile insettivoro saltatore.
Da forme simili nel Triassico superiore fanno la loro apparizione anche i veri pterosauri, i primi vertebrati capaci di spiccare il volo. Il più antico fu Preondactylus, vissuto circa 230 milioni di anni fa. In seguito comparvero altri come Eudimorphodon, che si nutriva di piccoli rettili ed insetti, e Celestiventus, che divenne il più grande pterosauro del Triassico. Nella direzione dei dinosauri appaiono anche i primi dinosauromorfi, quindi non ancora dinosauri veri e propri, come il primo predatore bipede chiamato Lagerpeton. In seguito fece la sua apparizione Marsupius, ancora più vicino all'origine dei veri dinosauri. Da questo, da una parte emersero i primi dinosauri, ma dall'altra un animale simile chiamato Silesaurus, probabilmente erbivoro. I primi dinosauri fecero la loro comparsa per la prima volta nel Triassico superiore, circa 230 milioni di anni fa. Uno dei più primitivi è forse Herrerasaurus, un grosso carnivoro lungo 6 metri che visse in Sud America. Il più antico e probabilmente simile all'antenato comune di tutti i dinosauri è Eoraptor. Da piccoli predatori come questo ebbero origine da una parte i primi dinosauri erbivori, i sauropodomorfi, e dall'altra tutti gli altri come teropodi e ornitischi. Il sauropodomorfo più antico conosciuto è Panfagia, non molto diverso da Eoraptor. In seguito da esso sarebbero derivati i primi prosauropodi come Plateosaurus, lungo fino a 10 metri, che divenne l'erbivoro dominante. Infine, già in questo periodo, comparvero i veri sauropodi, con forme quali Melanorosaurus ed in seguito Antetonitrus e Isanosaurus. Dall'altra parte compaiono i primi antichi ornitischi e gli agili teropodi come Celophysis, non ancora i dominatori degli ecosistemi a causa della presenza dei grossi rauisuchi predatori che la fanno da padroni. Alla fine del Triassico, 200 milioni di anni fa, però, un'estinzione di massa spazzò via molti gruppi animali. Questa estinzione di massa fu causata forse dalla caduta di un asteroide o più probabilmente per colpa degli immensi sconvolgimenti tettonici ed eruzioni vulcaniche causate dall'inizio della frammentazione del supercontinente Pangea. A causa di questi cataclismi, infatti, molti gruppi di animali terrestri e marini cessarono di esistere. Scomparvero molti gruppi di rettili marini, scomparvero totalmente gli arcosauromorfi, aprendo la strada agli squamati, e scomparvero anche i grandi pseudosuchi predatori, liberando il campo ai primi dinosauri. In questo lungo e meraviglioso capitolo della vita, dopo la grande moria, le forme viventi incominciano di nuovo a diversificarsi. Si svilupparono nuovamente i sinapsidi, dando origine ai primi mammiferi, ma accanto a loro i diapsidi, con forme marine e di arcosauri dominatori, evolvono in nuove affascinanti direzioni, dando origine agli pterosauri, primi vertebrati capaci di volare, e i primi dinosauri. Nel prossimo capitolo della vita, dopo l'estinzione di fine Triassico, emergeranno i nuovi dominatori che regneranno sugli ecosistemi terrestri per oltre 135 milioni di anni, segnando per sempre il pianeta. Bene ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Se volete, seguiteci anche su Facebook ed Instagram, dove potrete trovare altre cose interessanti sulla natura e la scienza. Allora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.